Questa è stata la miglior risposta della società, direttore sportivo, allenatore, giocatori, a tutti quei mistificatori che intendono metterci in difficoltà. La società è più unita che mai, la società è più serena che mai, la società è più forte che mai. Questo ho voluto fare l'intervista per ribadire proprio questo, perché è una squadra fortissima che non molla mai dentro e fuori il campo, ma con una dirigenza a cui devo fare veramente i complimenti. Di cui tu sei il leader, quindi. Mi onoro di esserne il presidente e mi onoro di avere gente così all'interno di questa società. Veramente Luciano, Maurizio e tutti, da Roberto a tutti gli altri, creano questo clima in modo tale che i ragazzi siano in campo sempre sereni. Io non voglio fare adesso il guastafeste, parliamoci chiaro, però io vedo una Maceratese che combatte, che corre, che lotta, però non più tonica come quella che abbiamo ammirato all'inizio. Ma sai, ne parlavamo l'altro giorno col mister, a volte ci sono delle fasi, no? E delle fasi anche un pochino più critiche rispetto all'inizio del campionato, dove eravamo molto più brillanti, questo è vero. Ma sai, portare a casa un risultato utile, positivo, importante. Quando non giochi al massimo delle tue possibilità con un Ferri Marini che giocava sulla fascia e francamente era sfinito, tanta cattiveria, poi le occasioni ci sono, sai, a Iesi abbiamo preso gol all'ultimo minuto, no? Qui non l'abbiamo preso, siamo stati bravi e io credo che la tonicità dell'inizio del campionato ritornerà. E nel frattempo, intanto che ritorna quella tonicità, ci sono 5 punti che ci separano, ecco, dalla seconda. Che sono tanti, che dovrebbero avere, a mio avviso, maggiore appoggio dalla tifoseria, no? Perché oggi una bella rappresentanza, ma non quella che forse uno si attende essendo capolista. Ma guarda, io non voglio fare polemiche con la tifoseria, perché ho chiuso la mia amicizia con un blog maceratese, ma non per mancanza di rispetto. Una parte della tifoseria, semplicemente perché ritengo che chi ama la Maceratese non dovrebbe alimentare costantemente delle polemiche inutili, prima che non ci sono i soldi, poi che siamo su tutti divisi, poi tutti contro tutti. La risposta ce l'avete avuta oggi, è stata sotto gli occhi di tutti, è una squadra unita, una società serena che va avanti, a volte ci confrontiamo anche aspramente, però andiamo avanti tutti nella stessa direzione. Adesso ci piacerebbe, scusami, che anche i tifosi venissero nella stessa direzione. Sono d'accordo, condivido questo appello. Poi si sta avvicinando dicembre, corre rumors, dicono che forse ci sarà un potenziamento dell'attacco. No? Le escludi? No, diciamo forse. Sai che non escludo mai nulla, lascio la parte tecnica ai tecnici. Mi faceva piacere fare un'intervista. Grazie. Dopo tanto tempo, a te in particolare, ma proprio per dire, è una squadra tanto bella, tanto forte, i ragazzi sono tanto bravi, stiamogli dietro e stiamogli vicino. Noi abbiamo fatto bene dal mio punto di vista l'approccio, siamo partiti subito alti, aggressivi e siamo riusciti a sbloccare la partita e poi ci siamo abbassati. E credo più per la forza del San Nicolò, perché comunque hanno cominciato a far girare la palla velocemente, non arrivavamo mai sulle chiusure e sinceramente abbiamo sofferto, 20-25 minuti buoni nel primo tempo. C'era la sensazione che potevamo subire il gol del pari, l'abbiamo anche subito in un'occasione, poi è stato annullato per fuorigioco. Si parla molto, quindi, soprattutto il tuo collega ha parlato di un gol che c'era, cos'era questo pallone che è entrato, non è entrato, fuorigioco, qual era? No, il pallone è entrato, lì non si è capita bene la dinamica, dalla mia posizione era difficile vedere, credo anche dalla panchina del San Nicolò, onestamente. È stato il segnalino annullare il gol. Quindi è una segnalazione di fuorigioco, che poi sia stato quello che ha tirato o chi l'ha toccata prima che entrasse in porta, questo non lo so. So con certezza che l'ultimo rigore, protestato da tutti, il mio giocatore mi ha confermato che la palla gli ha rimbalzato sulla schiena, quindi non si parla neanche di episodio dubbio. Quindi io credo che forse l'episodio che ha penalizzato, almeno sulla carta, San Nicolò può essere un gol annullato per fuorigioco, ma meglio del segnalino in quella posizione lì non lo poteva vedere nessuno. Ecco. Avevamo Cervini al debutto assoluto in campionato, aveva giocato mercoledì 90 minuti, volevo dargli una protezione in più con De Grazia.
però ripeto, facevamo fatica a arrivare sulle diagonali, sulle giocate veloci che facevano. Anche perché poi De Grazia ha preso un posto per controllare il 6 loro, che era il facitore di gioco. Sì, 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 sì. Dopo abbiamo preso meglio le distanze, soprattutto nel secondo tempo, quando ci siamo messi 4-4-2. Io credo che a quel punto la partita si sia un pochino addormentata, sì, sì. E anche la loro veemenza che c'è stata è calata molto. Sì. Io credo di essere onesto nella disamina, sono sempre abbastanza equilibrato e riconosco anche spesso e volentieri la forza degli avversari, però io credo che oggi la Maceratese ha fatto la partita che doveva fare, molto intelligente, e guardare la classifica adesso è un po' prematuro, ripeto, noi la guardiamo con lo spirito giusto, nel senso che siamo orgogliosi di essere primi della classe, siamo orgogliosi del cammino che stiamo facendo, però ci stiamo rendendo conto giorno dopo giorno che questo campionato è veramente difficile. Adesso l'ultima domanda. È veramente difficile. C'è un gruppetto di squadre, sì. E d'altra parte il San Nicolò è proprio a ridosso delle grandi, quindi era abbastanza prevedibile che impegnasse. Qualcosina stiamo pagando, però rispetto all'inizio non abbiamo Couco, non abbiamo Croce nelle migliori condizioni, sta recuperando, perché al di là del problema della caviglia si è allenato poco per gestire, per recuperarle e quant'altro. Quindi confidiamo in un recupero abbastanza veloce. Qualche giocatore che ha tirato la carretta fino adesso, come si suol dire, effettivamente sta accusando un po' di stanchezza. Sono quei cali fisiologici che ci stanno. Dobbiamo essere bravi a far forza anche sulle seconde linee, se così le vogliamo chiamare. Però io anche oggi, anche mercoledì in Coppa Italia, ho avuto delle ottime risposte sia da Perfetti che da Belkaid. Oggi hanno fatto l'ingresso in campo, hanno fatto un ingresso in campo con la testa giusta, al di là dell'aspetto di qualità. Quindi sono particolarmente contento che chi viene chiamato in causa risponde positivo. E questo è il dato positivo che più mi conforta. E poi andiamo avanti sulle ali dell'entusiasmo. Credo che questa squadra debba avere come base l'entusiasmo e la voglia di fare. Poi alla fine delle partite faremo resoconto e ci prepareremo. Penso che San Nicolò oggi avrebbe meritato di vincere, sotto tutti i punti di vista. Però abbiamo perso, il campo ha detto che la Maceratese ha vinto, però per uno che è venuto allo stadio a vedere la partita, credo che abbiamo visto che cosa è riuscito a fare il San Nicolò quando la prima della classe. Credo che abbiamo dominato in lungo e largo sotto il profilo del palleggio, sotto il profilo delle occasioni. Quindi. Sì, ma questo io lo riconosco, soprattutto il primo tempo sono state tre quattro occasioni clamorose, una parata del portiere, palloni incrociati fuori di pochissimo, no? Quindi si riconosce anche da parte avversaria il vostro merito. D'altra parte l'avevo intervistata adesso la presidentessa della Maceratese, che ha riconosciuto la vostra bravura, però ecco, questa mancanza di cinismo sotto rete vi è costato, perché poi il secondo tempo è stato un po' più farraginoso. Avete accusato un po' di stanchezza, non un po' tutti, fra l'altro. Ma guarda, il cinismo oggi ce ne c'entra poco, perché se ti dà gol sul tiro di Bisegna che la palla va dentro. Cosa c'era? Un po' di gioco? Non lo voglio commentare, penso che le telecamere, penso che il ragazzo mi ha detto che la palla l'ha preso dentro la porta, quindi il gol è regolarissimo, un'azione alla fine dove, non voglio parlare dell'occasione, voglio parlare degli episodi. Però io da allenatore sono contento di come la squadra sta in campo, di quello che fa in campo, di come gioca, e ne sono orgoglioso di questo. Sì, no, ho avuto il grosso merito De Grazia, che ha fatto una bellissima azione e poi me l'ha messa lì solo da spingere dentro. Però lei si è trovato, questo è importante. Sì, 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 infatti sono contento. Dai. Poi una partita di sofferenza, molto isolato, lei ha dato anche una mano dietro, ho visto... Mi pare all'inizio del secondo tempo addirittura si è opposto due volte a due conclusioni in area della Maceratese di un suo avversario. Si è un po'. E poi è calato un po' fisicamente. In verità no. Rimasto sorpreso dal cambio. Sono sincero, perché io fisicamente stavo benissimo quando ho stato. Forse è stata una scelta tecnica, magari del mister. Però fisicamente no, stavo benissimo. E quindi. Vabbè, c'è l'allenatore che l'ha spiegato pure. Cioè, penso sia stata una scelta tecnica del mister, io però fisicamente stavo bene. Va bene, è importante che lei la vedo molto tirata rispetto alle prime interviste, no? Come fisico, quindi credo che stia bene, grazie Antonio. C'è stata una piccola disattenzione. Lei ha visto lì la palla subito e quindi... Ho avuto la fortuna di vedere la palla subito, che non c'era nessuno... La bravura per... Io dico fortuna, perché se c'era un uomo davanti magari adesso stavamo a raccontare un altro risultato, non lo so. Poi le uscite non, molto difficili, lei è più uomo da pali che in uscita. Sì, diciamo che mettevano molto in difficoltà sui calci d'angolo mettendo 5 uomini sul primo palo,
quindi era praticamente impossibile uscire. Uno provava a uscire, provava a prendere fallo, ma più di tanto lì in mezzo non... Poi c'è stato, loro recriminano molto sul gol annullato, come è stata questa azione? Allora, il fuorigioco non è del... l'assistente non ha dato fuorigioco della del giocatore che ha fatto gol, ma è del primo che ha ricevuto il passaggio. Io onestamente ha fischiato in teoria, esatto, quindi non era fuorigioco, loro protestavano per il fuorigioco del giocatore che ha fatto gol, in realtà fuorigioco l'aveva dato il giocatore prima. Io... C'è stato un ritardo nel film, nel sì, fermare, io non sono un assistente, non so se era fuorigioco così, ho visto la bandierina alzata e ho detto fortuna. Tanto... Ok, lei fa un po' da chioccio nonostante sia giovane, a Fatone, no? È un ruolo che... riesce a metabolizzare, perché un portiere, diciamo, giovane come lei, sì, io da giovane mi farebbe sempre piacere giocare, diciamo, non è che 92, sono, no? Sì, sì, non è che sono venuto a Macerata per fare la chioccia, ho detto, se c'è occasione di giocare io gioco volentieri, se c'è l'occasione di mettere un under sotto, dopo queste sono decisioni che spettano al mister. Questa maledetta regola degli under, diciamo, che secondo la mia opinione 4 sono tanti, e poi non serve una concessa bene l'occasione. Io ho finito under e mi trovo fortunatamente in una gran piazza in Serie D, quindi comunque per me è anche uno stimolo, perché le mie occasioni penso che durante l'anno le avrò, di magari dimostrare, come magari è successo oggi, non lo so. Quindi io non è che mi dispiace tantissimo, Francesco si è fatto male, mi ha scritto anche adesso per messaggio, quindi era in curva con... Vabbè, lei oggi è stato bravissimo, questo glielo devo dire, perché ha salvato il risultato, perché là l'eventuale pareggio, la partita avrebbe avuto forse un'evoluzione o un'implosione diversa da come... Diciamo che è andata bene così, dai, per tutti. Cioè, arrivederci, salve, uno scherzo.